Hello. 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 Hello, Yashik. Hello, it's nice to see you. Nice to hear you. Hi, how are you? Oh, quite well. Quite well. Thanks for your time. It is uh, important because we are finalizing uh, the, the the final uh, result to, for transport for delivering uh, our gods to you very soon you know yes I, we know everything and we try to organize it on our our side yeah and uh, Bo yesterday, yesterday told me that the the final destination uh, will be for the storage of gods uh, will be the uh, the city the city our partner Olstein. Not uh, Gorovo, Ievice. No, no. Austin <coughs> is better suited for the uh, mine hub of the of the help Yeah, good. And the from uh, and the accommodation for the goods. Yeah, uh, we have uh, uh, another information is about uh, the number of trucks. Quanti siete di camion tre quattro? Ah, one one uh, truck, uh, big truck, international transportation, and uh, two vans, three three vehicles. Okay. okay, not two but three. Okay, we are waiting the journalist, because we are a little <laughs> bit uh, early in advance. <laughs> it's okay. and uh, uh, we are uh, finalizing the, and concluding the chittaslo international assembly. next uh, saturday, we will have the uh, italian uh, coordination committee in greve in chianti. and so we will discuss. Uh, it, this year, you know, it is a very strange year after covid and during covid uh, and then uh, the war, the real war situation is really funny difficult but we must to resist uh, the the Cittaslo International Assembly uh, it is uh, confirmed and so we are organizing also the agenda uh, you are welcome for your contribution one two free contribution yes, what do you, you, wishes. Think. you wishes. Buongiorno. okay okay so we have the journalists in the room Ciao Franco. Ciao, mi senti? Ciao. Buongiorno, ciao. Mi senti tu? Sì, sì, tutto a posto. Sì, 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 ok. C'è anche in linea Iasek Koczka, il nostro vicepresidente che è il sindaco di Gorovia Vecce, ma non si pronuncia così, ma è comunque questo è. Eh? So, <laughs> sorry, Yacek, which is your, the pronunciation of your town correctly in Polish? I know it's very difficult for po Polish people too. Not not so <laughs> difficult, but they can uh, make mistakes also. You? Yeah, really. Long, yeah. long and complicated name. And what is? Wh which is? Which is Gurovo Iławeckie. <laughs> Iławeckie. Guaweskie. 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 Yes. Guaweskie. Ci się próba, eh? Gorowo si. is easy. Sì. Ok, we will start. Sorry. We, we don't we translate in English everything, but we follow you later in a moment, please. Buongiorno, eh, buongiorno a tutti. Grazie eh, di essere qui. Questa è la conferenza di presentazione di questa iniziativa di Città Sloan Internazionale. Eh, e eh, di solidarietà con eh, il popolo ucraino, in particolare con il popolo ucraino di rifugiati, che sono, come sapete, centinaia e centinaia di migliaia in Polonia, in territorio polacco. Noi siamo spesso a nostra insaputa, diciamo, perfino come orvietani, eh, siamo il cuore di una rete internazionale e quindi a un certo punto abbiamo utilizzato il fatto che siamo una rete, la rete di città, una rete di sindaci. Abbiamo aperto una sottoscrizione eh, per trovare fondi per eh, solidarietà. Abbiamo con noi il sindaco di Tirano, provincia di Sondrio, Franco Spada, che ringraziamo, che è uno dei maggiori eh, conferitori eh, in questa raccolta fondi. Poi abbiamo la rete tedesca che ha, ha contribuito e alcuni anche eh, piccoli contributori, addirittura cittadini, liberi cittadini residenti nelle città Oslo. Abbiamo raccolto un fondo e l'abbiamo speso seguendo le indicazioni, questa è la novità, e il cuore del tema, abbiamo acquistato con questi circa 35 mila euro fondi per eh, beni di prima necessità, ma anche attrezzature richiesteci esattamente da il nostro partner, che è il nostro vicepresidente che vi presento, Jacet Koczka, che è sindaco della città di Gorovo-Waweskie ma è anche coordinatore della rete polacca delle città slon, nonché vicepresidente internazionale. Quindi eh, eh, diciamo che anche eh, spesso a Orvieto, almeno negli anni normali, che non sono quelli che stiamo vivendo, avevamo una consuetudine anche operativa proprio da queste stanze, da queste sale con il vicepresidente eh, della Polonia. Lo ringraziamo intanto, poi ve lo presento, poi ci farà un, un saluto, un contributo. E che cosa abbiamo acquistato? Abbiamo acquistato esattamente seguendo la lista della spesa che eh, eh, ci è stata fornita. Come abbiamo proceduto? Abbiamo fatto un, un rapporto strutturale essenziale con la funzione associata della protezione civile. Infatti qui con me c'è Pollini che ringrazio veramente per la collaborazione, Giuliano Santelli e naturalmente tutta la, la funzione associata eh, dell'Orvietano della eh, protezione civile alla quale ci siamo affidati sia per selezionare i prodotti da inviare che per il trasporto. Il trasporto in Polonia, che sembra una cosa semplice, ma invece poi ci diranno loro che cosa significa, in realtà ecco è arrivato il sindaco di una città slow, Gianluigi Maravalle di Ficulle. Buongiorno sindaco. E, eh, e quindi abbiamo eh, unito le forze proprio all'insegna della collaborazione, cum lavoro, lavoro insieme. Sembra facile, ma oggi più che mai è anche complesso eh, mettere insieme soggetti diversi. Devo dire che dopo circa un mese di lavoro, pensavamo anche di impiegare meno tempo, siamo addirittura d'arrivo. L'11 di maggio partirà la carovana con questi tre mezzi della protezione civile e della funzione associata. e e porteremo il tutto dove a Holstyn che è una è una città eh, della varmia Mazuria, una regione all'estremo nord eh, est della eh, Polonia e lì abbiamo eh, Holstyn è la capitale, il capoluogo della regione varmia Mazuria. Ecco ecco il nostro sindaco ben arrivata <ride> Ciao, Roberta Tardani, la nostra sindaco che è appena, è appena arrivata con Gnagnarini, responsabile della protezione civile. Scusa, siamo partiti perché abbiamo in collegamento anche Jacek Koska dalla Polonia e il sindaco di Tirano, Franco Spada. Quindi in sostanza abbiamo unito le forze e unire le forze è importante e però finalizzate su un progetto concreto di solidarietà. Questa solidarietà sarà espressa eh, in Polonia rispetto al popolo ucraino residente. Nella città che dicevamo Gorovo -u Ua Vece di, eh, di Koska c'è una scuola in lingua ucraina che normalmente ha poche centinaia di ragazzi ma adesso è stata quasi, <coughs> quasi subissata di nuovi eh, studenti ovviamente ucraini e ucraini era una scuola bilingue eh, di frontiera, diciamo, e quindi tutti i territori, considerato che abbiamo oltre 35 città slow in Polonia, quindi è la seconda più grande rete dopo quella italiana come numero di città associate e eh, la, la città, le città di frontiera hanno accolto, non, non sappiamo esattamente il numero, ma migliaia, decine di migliaia di, di nuovi cittadini temporanei, si spera, e si spera presto che torni ovviamente la pace. Eh, io non, non andrei oltre se non dicendo che eh, eh, il trasporto avverrà dall'11 al 12 con ritorno il 13, qui se vogliamo far vedere la cartina. Un attimo avete un'idea del trasporto via terra. Eh, il, ovviamente la protezione civile non, non si limita a questo tipo di trasporti, ne ha fatti altri e tra l'altro ne ha fatto un altro, dopo spiegheranno i responsabili, proprio in una città slow polacca, Prudnik, e anche le città slow hanno fatto altri trasporti, almeno altri due camion sono partiti dal Veneto. Eh, dalla città di Asolo, dalla città di Follina e di Farra di Soligo. Due camion sono partiti eh, all'insegna di un'altra città slow che è Liz Park. Ecco questo è il tragitto, non è un tragitto, non, è, non siamo lontanissimi dalla, né dall'Ucraina né dalla Polonia, come sappiamo bene, anche via Terra. Però, insomma, il viaggio, ecco, questo è: è attraverso Vienna, poi si entra e si arriva. Eh, No, non è quella Holstein lì, è un'altra. L'Holstein nostra è più in alto è sbagliata la cartina, va bene, non c'è problema. Siamo nell'angolino più in alto. Si vede che c'è un omonimo che si chiama Holstein. Ok. Bene, ora io procederei e prima di dare la parola a, 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 appunto a Pollini, Giampiero Pollini, sentirei un saluto. Please. There Iek, if you have. Hear... we are right to you you will welcome our uh, our track with the, our gods for solidarity in uh, in olstein next uh, 12 12 evening or, or in the morning of uh, 13 please which is the situation in your in your town in my town situation is under control uh, let's say it's tricky um, at, and it is uh, due to the sacrifice and, and the great heart of our citizens because since uh, two months polish uh, citizens welcome ukrainians to their homes their flats they give them accommodation and uh, helps them uh, the governmental help started uh, last week and they are starting refunding the expenses which were, were made by ordinary people. Uh, Ukrainian uh, guests um, have the social care uh, like uh, Polish citizens now. Uh, the health and the school uh, help. So, so the situation is under control. But it was a very difficult time for us. We had to learn from scratch because such great amount of the people, uh, the size of the exodus of the Ukrainian people from Ukraine to Poland, uh, it was so overwhelming. And from the other side, the good willingness of the Polish society of the Polish people was so great. I'm, I'm amazed by, by my my friend my my uh, my nation because it was great. There there are no uh, refugees camp in Poland. All Ukrainians live in our, in our houses, in our flats. And this, it was, it was very difficult to arrange it because uh, oh. some families take Ukrainian to their homes where they live. So it was arranged, there was furniture and, and everything else. But uh, very often it, it was the uh, um, best way to accommodate uh, refugees. To give them uh, separate flights, homes, and they usually um, had to be arranged from the scratch. To take a washing machine, uh, to bring uh, beds and everything, everything. So during last two months, uh, we had hands full of uh, work and, and uh, it was very, very exhausting, exhausting for, the, for our resources, let's say. we guess. <laughs> thank you. we, we can guess uh, your situation, but uh, important that it, it is stable and not uh, worse and worse day, uh, week per week. anyway, we can help you with a, a drop in the sea but uh, it is not only one drop, many drops and many solidarity efforts from uh, italy, from europe uh, in your favor. Uh, i understand that, that you must uh, hosted a lot of people, how many people in your town and how many uh, refugees in your town now. Góra is a very small town so uh, there are not big number um, to compare with warsaw or this, this big european cities but yes. now there are 70 uh, women uh, with children and the number of children is about uh, 200 200 yeah. yes 200. Esattamente, hanno 200 ragazzi, giovani bambini ragazzi. Infatti, che vanno alla scuola, we have just uh, supported with our uh, secondary school, the Majorana Liceo in Orvieto. We supported directly your schools, your Ukrainian in Ukrainian language school in the last uh, week with funds nice from, from students exactly. And we are very grateful for the. Uh, Mero Forvietto, Children and Teachers of your School. Uh, we, we have arranged uh, with these funds um, the Easter uh, holidays. Easter, great, good Easter, fantastic. Allora, avete inteso eh, le difficoltà di questa piccola comunità che riceve, è eh, un piccolo villaggio, però ha ricevuto oltre 200 ragazzi più le famiglie e noi abbiamo già inviato tra l'altro un piccolo fondo raccolto dagli studenti del liceo Majorana prima di Pasqua per eh, appunto consentire un, una cerimonia di Pasqua ortodossa a, agli ucraini presenti in Polonia e che è, è quindi avvenuta la settimana dopo della nostra Pasqua. E comunque è un segno, un segno di vicinanza, un segno di attenzione che non risolverà, no, non risolverà tutti i problemi ma ma comunque contribuisce. Considerate che dentro al camion che stiamo spedendo, ci sono 20 lavatrici. 20, abbiamo acquistato 20 lavatrici perché ci hanno chiesto lavatrici. Lavatrici perché ci sono tante nuove famiglie. Le famiglie dove l'accommodation avete sentito, ha detto molte volte accommodation, hanno problemi di accommodation. Probabilmente se la situazione si stabilizza, gli ucraini potranno ritornare. Speriamo nel, nella loro patria. ma... Se non si stabilizzasse, aumenterebbero eh, le pressioni e dovranno essere distribuiti ovviamente in, in altri paesi, come stiamo facendo adesso anche in Italia, in Umbria, eh, come accoglienza. Bene, io passerei la parola a Franco. Thank you very much, uh, Jacek. And uh, the people of uh, our civil protection offices and services will, will stay in Austin next uh, 12 evening. And they, they we will meet you. Yes we are, we are waiting for you and the question of organization how many people will arrive with the transportation because we want to uh, provide them with accommodation it's uh, ah, so, so very important technical information thank you se sanno quanti saremo noi nei trasporti ci appunto provvederanno loro per l'accommodation per l'hotel insomma però bisognerà adesso okay it's a technical Data and information we will share very soon. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Uh, and so we go to Franco Spada. Caro Franco, il sindaco di Tirano in Valtellina, è, è che è uno dei maggiori conferitori di questo fondo e quindi lo ringraziamo in anticipo e poi un saluto da parte tua. Grazie. Ma innanzitutto grazie a voi perché eh, la cosa bella di questa operazione <coughs> è che nasce da un circuito di comuni, non è una <coughs> un episodio isolato, ma è l'idea che comunque anche come gruppo di comuni Città Slow eh, abbiamo sentito l'esigenza eh, di farci carico di un qualcosa che pur se apparentemente così, così distante ma eh, nella realtà tocca in profondità, credo, tutte le nostre comunità, indipendentemente da, eh, dalle capacità o dalle possibilità di ognuno di noi di contribuire, l'importante è che questo sia stato fatto. Eh, io ho sempre ritenuto che la beneficenza fa sempre del bene più a chi la fa che non a chi, le, eh, che non chi eh, la riceve. In definitiva aiutare gli altri, io l'ho sempre qualificato come una delle più grandi, tra virgolette, forme di egoismo positivo eh, de della persona. Poi un comune come Tirano, che è un comune di confine, capisce benissimo eh, nella storia quelle che sono queste problematiche e non potevamo che non eh, farci parte attiva. Anche come comunità noi, eh, io ne abbiamo discusso peraltro anche in Consiglio. Consiglio Comunale recentemente che l'unica nostra arma che abbiamo è noi stessi, e la nostra capacità di accoglienza. L'abbiamo sempre dimostrato come comunità anche in altre epoche storiche. Mi viene da ricordare che da questo, dal, dal mio comune passarono per nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, cioè molte persone rischiarono la vita per fare passare il confine gli ebrei che erano di stanza nel comune di, di, di Aprica, per cui ci sono atti storici che ci portano a dovere, cioè è un dovere nostro la solidarietà verso gli altri attualmente a Tirano abbiamo accolto eh, perché la prima azione che ho fatto io il 25 febbraio come, come sindaco quello di convocare i cittadini ucraini residenti nella mia città non sono molti e da loro sono venute le richieste di, di accoglienza da parte di familiari e, e abbiamo sempre risposto positivamente a qualsiasi richiesta che ci venisse eh, dall'Ucraina anche perché io credo che siano le persone che debbano scegliere dove andare, non, non, non dobbiamo essere noi a dire vai di qua o vai di là, perché è una scelta personale che attiene anche a, una, magari anche a un progetto di vita in questo caso. Attualmente <coughs> ci stiamo occupando di, nella nostra comunità di 12 bambini eh, che arrivano in particolare dalla città di Mikolaiv o di Dnipro e, e, e le relative mamme che sono otto eh, per cui una ventina di persone siamo pronti anche eventualmente ad accogliere anche altre persone, eh, abbiamo dato la, la disponibilità, è già stato fatto l'inserimento nelle scuole ed è una situazione che anche collettivamente eh, oh, è stata una bella esperienza perché le case sono state offerte direttamente ai cittadini a titolo gratuito, per cui fuori da quello che sono circuiti anche di organizzazione nazionale. In fondo è, una, è un farsi carico e, ed è molto bello questo. Per cui ringrazio voi per, per la proposta e per l'organizzazione e, e, e adesso per l'attuazione di quello che ci eravamo proposti. Grazie. grazie. Grazie a te di cuore, è davvero importante il vostro contributo. Eh, due osservazioni, come accennava anche Yashet Koschka, eh, anche nella su nel suo piccolo villaggio l'ospitalità è stata nelle case, cioè ci sono mm. proprio le famiglie che sono ospitate nelle famiglie, non è affare di poco conto, però anche il vostro lavoro importante di amministratori pubblici eh, pro tempore, democraticamente eletti, sindaci, è fondamentale per orientare la comunità e il nostro comunicato stampa di oggi... È proprio titolato da sindaco a sindaco, da un sindaco di una città slow italiana, in questo caso a un sindaco di una città slow polacca, o in futuro speriamo, Ucraina. Avevamo avuto prima della guerra in gennaio una richiesta, una prima richiesta per una certificazione di località in Ucraina. Pensate voi. E, ecco io adesso passerei la parola al nostro sindaco, Roberta Tardani, evviva! Siamo dovuti partire in sì. anticipo per motivi. Sì, sì, sì. Buongiorno. Ma io credo che sia una straordinaria rete di solidarietà quella che è stata messa in campo da, dalla rete Città Slopo. Noi, noi siamo una città, come anche diceva il sindaco Spada molto accogliente, abbiamo da subito dato una risposta immediata perché noi abbiamo anche una comunità ucraina che lavora qui sul territorio e che quindi avevamo capito da subito che c'era ovviamente ci sarebbero state eh, persone che eh, o ricongiungendosi con questi familiari o che pure trovando qui già una comunità ucraina sarebbero intervenuti e credo che come città siamo stati credo il primo territorio a doverci a farci carico di questa accoglienza prima ancora che poi definissero tutte le le procedure sia la prefettura sia il ministero eccetera quindi la nostra è proprio una realtà che è molto solidale e che sa dare sempre le risposte giuste anche perché abbiamo una rete di eh, protezione civile molto impegnata e molto efficiente e questo ci aiuta anche come amministratori ovviamente in tutte quelle fasi di emergenze che ci troviamo purtroppo da anni ormai ad affrontare quindi questa è un'ulteriore risposta credo della capacità che hanno queste città di, che fanno parte poi della rete di città SDO che fanno del buon vivere poi ovviamente la loro principale finalità e quella della solidarietà è altrettanto importante quindi fa parte proprio della capacità che ha una realtà di dare una qualità di vita di avere una qualità di vita e in, buona e quindi quella della solidarietà è certamente una caratteristica anche delle nostre città quindi eh, ho sentito adesso che saranno poi consegnati anche elettrodomestici quindi è proprio un qualcosa di impegnativo che è stato messo in campo evidentemente attraverso le richieste che poi venivano dalle città che sono frontiera e che quindi conoscono perfettamente quali sono poi le necessità di questi diciamo cittadini che in questo momento si trovano fuori dalle loro case e che speriamo che possano rientrare prima possibile. Quindi co i complimenti per Cittaslo sono sempre ovviamente di routine, ma credo che in questo momento c'è stata davvero una ottima prova di quanto sia importante fare rete soprattutto nei momenti in cui ci sono difficoltà e c'è bisogno appunto di dare il meglio di noi per chi sta purtroppo pur peggio di noi. Ecco, questa è la realtà, quindi un grazie a tutti voi e soprattutto grazie al sindaco che si trova proprio nel luogo più impegnativo della, della Polonia, poi, no? E che, e che quindi ha questo compito importante di dover sostenere da subito poi queste popolazioni che stanno soffrendo. È chiaro, è da un giorno all'altro, è quello che purtroppo accade quando si tratta di fatti così gravi, no? che avvengono inaspettatamente e, e che purtroppo ci dobbiamo, dobbiamo saper affrontare tutti noi con, con i mezzi che abbiamo, che non è che sono poi mezzi straordinari, però ecco, quando c'è il desiderio, la capacità di gestire soprattutto di organizzare, credo che sia una buona risposta, piccola ma buona e importante. Quindi sì. grazie a voi tutti. Grazie al nostro sindaco, Roberta Tardani. E sì, l'organizzazione ovviamente. Noi abbiamo organizzato il Found raising la Raccolta Fondi, ma l'organizzazione operativa è stata in capo alla Protezione Civile e al Servizio Associato, che sono stati preziosissimi e, e questo è, è, è un primo incontro di collaborazione che probabilmente eh, nel futuro andrà, spero non per tragedie, ma magari per altre situazioni, andrà affinato e sviluppato. E la parola adesso all'ultimo al, sindaco che abbiamo, ma non è l'ultimo, è <ride> il nostro sindaco Gianluigi Maravalle di Una città slow di Ficulle. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non posso che associarmi a quanto è stato detto e rappresentato fino a questo fino a questo momento. Dobbiamo tutti essere molto grati. Al, uh, al popolo polacco per l'importante ruolo che sta svolgendo a livello internazionale quale paese di, di frontiera one say thank you very much to poland people because you are very important role in this particular question thank you very much e, e, e quindi questo è un elemento Estremamente importante che le reti dimostrano tutta la capacità di essere presenti in presa diretta con i popoli anche lontani, ma che ci sono, che ci sono molto vicini. Noi dobbiamo esprimere tutti un grande riconoscimento al lavoro che è stato svolto da Città dalla Protezione Civile, perché non possiamo non essere vicini a questo popolo, parlo del popolo ucraino, che è, è diventata, rischia di essere la pedina sacrificale di una strategia che va ridiseg ridisegnando lo scacchiere internazionale. Quindi gli aiuti diretti sono qualcosa di veramente importante e determinante specialmente quando hanno finalità ben individuate e vengono portate attraverso strutture qualificate e come ricordava il sindaco di Orvieto, ben organizzate. Il comune di Ficullo, il nostro è un piccolo comune, città slow e, e a, anche noi abbiamo iniziato immediatamente ad attivarci per dare il supporto possibile anche perché c'è un legame molto forte della nostra comunità, della comunità di Fulvio, come quella di altri comuni, che risale al tempo di Cernobil. È un rapporto che nel corso dei decenni non si è mai smarrito. Prima della pandemia era venuto da una scuola, il maestro di una scuola ucraina. Di vicino Kiev aveva portato tutti gli studenti a Ficulle perché lui era uno di quei bambini che al tempo di Chernobyl era stato ospitato a Ficulle, diventato maestro, ha portato tutta la sua. Quindi, stiamo accogliendo famiglie e madri, stiamo accogliendo bambini, tutti ospitati presso abitazioni private. Quindi, questo elemento della solidarietà. Emerge emerge con forza, con forza anche qui. Eh, Carlo Spada, che saluto l'altro sindaco. E, e, e quindi, insomma, il lavoro va avanti. I bambini si sono ben integrati nelle strutture scolastiche. Dobbiamo seguitare a cercare di capire come fare sempre di più e molto di più, e quindi complimenti a tutti quanti i volontari che appunto ad ogni tipo si sono impegnati, alle famiglie che stanno esprimendo grande solidarietà e alle due organizzazioni, Cittaslaw e alla straordinaria rete internazionale e alla protezione civile dell'Orvietano dell che è sempre presente eh, sulle questioni importanti su tutto il territorio. Grazie. Grazie a Maravalle, Sindaco di Ficulle. Adesso la parola eh, a Giampaolo Pollini a nome della Protezione Civile del Servizio Funzione Associata. Naturalmente qui eh, sono presenti anche Gnagnarini, Luca Gnagnarini e Giuliano Santelli e non so se poi intervengo. Vuoi prendere quello. Grazie a tutti. Intanto eh, io mh, voglio solo aggiungere qualcosa a quello che è stato detto. E, mh, in particolare, ecco, volevo dire che questo eh, è il terzo eh, atto diciamo, che stiamo appunto facendo come, come mh, funzione associata di protezione civile dell'Orvietano per aiutare il popolo ucraino. Eh, un altro inizio, la prima iniziativa è stata un'iniziativa che è stata portata avanti eh, sempre da eh, dalla funzione associata, in particolare con l'aiuto di tutte le associazioni di volontariato del territorio. Perché eh, ecco, c'è da dire che noi sin da subito, come diceva anche il sindaco, eh, ci siamo attivati e abbiamo istituito un tavolo. Eh, nel quale erano presenti tutte le componenti eh, della città e anche del, del comprensorio, e quindi c'erano tutte le associazioni di volontariato, nessuna esclusa, che ha, hanno contribuito tutte quante eh, a, a portare avanti l'attività. Eh, anche noi eh, ci eravamo indirizzati su. Eh, raccogliere eh, in particolare erano medicinali che erano richieste fatte specificatamente eh, dal, dal Dipartimento di Protezione Civile per quel momento e tramite la regione dell'Umbria, quindi e la colonna organizzata dal Dipartimento Nazionale, abbiamo inviato il primo carico. Il secondo eh, ne abbiamo fatto un altro, eh, che invece ha riguardato sempre medicinali, e, eh, però è un carico che è stato fatto eh, qui e inviato tramite la eh, Croce Verde di Umbertide a un'altra città SLO, tra l'altro della, della Polonia, a Prudnik mi, mi sembra. E poi ecco, abbiamo partecipato con entusiasmo a quest'ultima a quest iniziativa che è stata promossa da, da Cittaslow, che diciamo, è, è quella che ha giocato il ruolo maggiore dal punto di vista soprattutto della raccolta dei fondi eh, che poi sono stati dedicati all'acquisto di materiali che erano... Eh, importanti e urgenti. e Io voglio soltanto a questo punto ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per queste tre iniziative. e Me lo sono segnato perché se no rischiavo anche di scordarmi: in particolare la sua industria, i Lions, Rotary, la Fondazione Cassa di Risparmio, tutti i soci i COP. I cittadini che hanno partecipato eh, in maniera veramente eh, massiva nel eh, fare la raccolta dei farmaci con tutte le farmacie sia di Orvieto che del Comprensorio. La Caritas, la Caritas diocesana con la quale abbiamo diciamo, stretto un vero e proprio patto diciamo, per, per l'organizzazione e la gestione dei, delle persone che, che arrivavano. Eh, tutte le associazioni del territorio, tutte le associazioni di volontariato, nessuna esclusa. L'associazione Piccolomini che eh, ha gentilmente, eh, qui vedo ehm, la signora mh, Barbabella. Barlocio, scusi. <ride> eh, eh, L'associazione Piccolomini che ha contribuito appunto, ehm, eh, mettendo a disposizione il, il conto nel quale effettuare i versamenti per fare poi eh, gli acquisti. Eh, eh, un grazie particolare voglio farlo anche ai volontari di Protezione Civile che hanno eh, e stanno ancora continuando a lavorare eh, dedicando il proprio tempo libero per quello, per quello che è la, la gestione del, nel, nel magazzino di tutti, di tutti i materiali e di tutti i generi che stanno arrivando, in particolare Mario Gaddi che in questi giorni sta dedicando veramente tantissimo tempo a questa attività. Eh, grazie a tutti. Grazie. Adesso se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti direttamente anche ai nostri... Sì, adesso un attimo. Se avete delle domande da fare, intanto che abbiamo in linea i nostri sindaci, anche al nostro rappresentante polacco, come volete. No? Nessuno? Bene, allora possiamo proseguire. Diceva la signora Giuseppina, vuole intervenire? Prego, è un piacere. Allora, quando ero ragazza piccola, mi dicevano che ero la figlia di Ah, e io mi dispiace, nemmeno salve, non vi ho, <ride> ho parlato. <ride> I speak without the sound. <ride> eh, vabbè, ho, ho terminato, diciamo. Eh, buon lavoro a tutti, ecco qui l'estratto conto, se serve anche per voi per ringraziare dettagliatamente chi di dovere è a disposizione. Grazie. Grazie per il suo impegno e la sua missione fondamentale, grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, noi chiuderemo qui. Do you want to add something else for the last greetings? Jacek, I don't know. Jacek, do you No. Yes, of course. I'm very grateful for the planet help for uh, our effort to accommodate Ukrainian yeah, people. Yes, no. yes, I hear you. Yes, of course. I'm very grateful for the planet help for uh, our effort to accommodate Ukrainian yeah, people. I, I I hear you very 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 good. I don't know if you hear me. Yes okay, so so once again, once again uh, we are very grateful for the planet help. Uh, every help is, uh, is needed uh, because the effort to accommodate so many people in poland and in our tita slow towns is very tiresome for everyone and stretches our resources very thin. so we await you in olsten and we distribute all help uh, where it's needed most so thank you and see you in poland see you in poland mm -hmm. Franco, mi senti? Sì, ti sento, sì. No, da parte mia, per chiudere, prima di tutto un vero ringraziamento a tutti i comuni eh, polacchi che si stanno occupando in, in questo momento difficile dell'accoglienza. Un secondo ringraziamento, chiaramente, al circuito Città Slow eh, per il coordinamento. E, e poi anche alla Protezione Civile di, di Orvieto per l'importante attività operativa che, che, sta, che hanno messo in campo. Perché senza un gran numero di persone poi non si riesce a, a, non si riescono a tenere certe cose. Per cui, grazie a voi. Esatto, grazie. Allora a posto. Se non ci sono altre domande, possiamo chiudere qui. Grazie a tutti. E... Buon viaggio per chi andrà via terra in, in Polonia a portare gli aiuti. Grazie.